Sappiamo tutti che esistono materiali che sono dei buoni conduttori di elettricità e anche di calore, e questi sono i metalli. Ci sono invece altri materiali che sono pessimi conduttori di elettricità e di calore, e sono i materiali isolanti, come per esempio la gomma, la plastica, la ceramica, il legno, la carta. Anche l'aria è un isolante. L'acqua dipende se è acqua distillata oppure no, perché se è acqua distillata è un isolante in quanto all'interno non ha cariche elettriche in grado di portare e condurre l'elettricità. Se invece è acqua con i sali sciolti, i sali minerali, i sali si sciolgono e quindi sono presenti nell'acqua non distillata cariche positive e cariche negative, ioni positivi e ioni negativi che possono portare l'elettricità. Quindi l'acqua non distillata è conduttrice, come infatti sappiamo bene, se noi buttiamo dentro la vasca da bagno mentre facciamo il bagno, o buttiamo dentro un phon acceso, o restiamo fulminati. Ma se facciamo il bagno con l'acqua distillata, in teoria non dovrebbe succedere niente, perché nell'acqua distillata non ci sono le cariche elettriche. Ora vediamo i materiali solidi, sia metalli che isolanti, che struttura microscopica hanno. Sono costituiti da un reticolo cristallino che è un'impalcatura rigida. Ai vertici e ai nodi di questa impalcatura ci sono gli atomi che non possono muoversi, non possono andare a spasso staccandosi da questa impalcatura, che si chiama reticolo cristallino. Al massimo possono vibrare attorno alle loro posizioni fisse, e vibrano perché la temperatura del reticolo cristallino non è 0 Kelvin, non è lo zero assoluto, e quindi a qualsiasi temperatura superiore allo zero assoluto c'è una vibrazione che si chiama agitazione termica. Maggiore è la temperatura, maggiore è l'agitazione termica, quindi la vibrazione di questa struttura, di questo reticolo cristallino. Ora andiamo a vedere come è fatto uno o qualsiasi di questi atomi del reticolo cristallino. Per esempio questo lo ingrandiamo e, come sappiamo tutti, un atomo è costituito da tre tipi di particelle: protoni, neutroni ed elettroni. Gli elettroni ruotano intorno al nucleo su orbite più o meno distanti, su gusci che si chiamano shell. E gli elettroni nei gusci più interni sono legati più strettamente al nucleo, e gli elettroni nei gusci invece più esterni sono legati più debolmente. Se poi andiamo a ingrandire il nucleo, vediamo che è un grappoletto molto piccolo, circa 100.000 volte più piccolo delle dimensioni dell'atomo, ed è costituito da due tipi di particelle, protoni e neutroni. I protoni, indicati con la lettera P, hanno carica positiva più E. I neutroni sono neutri, mentre invece gli elettroni hanno carica negativa meno E, uguale opposta a quella dei protoni. Il numero dei protoni è zeta, si chiama numero atomico, e anche il numero degli elettroni è zeta, quindi in un atomo neutro ci sono tanti protoni quanti elettroni. Per questo motivo le cariche positive dei protoni e quelle degli elettroni si compensano e l'atomo è elettricamente neutro. Non sarà più neutro nel caso in cui alcuni elettroni, per esempio, si stacchino, come accade appunto nei metalli. I metalli si distinguono dagli isolanti perché negli isolanti anche gli elettroni più esterni, legati più debolmente, non si staccano dal nucleo, mentre invece nei metalli in media si possono staccare uno o due elettroni a causa dell'agitazione termica. Quindi gli atomi di un metallo perdono spontaneamente uno o due elettroni che vanno poi a spasso in giro per tutto il metallo. E sono qui rappresentati da tutti questi puntini rossi. Si chiamano elettroni liberi o elettroni di conduzione perché sono quelli che conducono calore e elettricità. Si chiamano anche portatori di carica. E ripeto, se ne staccano uno o due per atomo, non è che tutto l'atomo perde per esempio i suoi 20 elettroni, ma ne perde appunto uno o due e diventa così uno ione positivo, in quanto il numero degli elettroni non è più bilanciato con il nu numero dei protoni. Diventa uno ione positivo perché ha perso uno o due elettroni. Infatti qua ho disegnato gli atomi di prima con il più a indicare che sono ioni atomici positivi. E l'ho scritto anche qui, sono ioni. Questo nel caso dei metalli. Nel caso degli isolanti questo non accade perché gli elettroni rimangono attaccati agli atomi e quindi questi elettroni liberi che vanno a spasso per il metallo non ci sono. Gli atomi non sono neanche ionizzati e tutto è neutro. Ora possiamo fare una simpatica analogia con la scuola. Un atomo può essere paragonato a una classe e i suoi 20-25 elettroni sono gli studenti. Ora, se l'insegnante è particolarmente severo, come purtroppo non sono io,
Allora impedisce a tutti i suoi studenti di uscire dall'aula, quindi non ci saranno elettroni che si staccano dall'atomo per andare a spasso per la scuola. Infatti una scuola, il reticolo cristallino è come se fosse una scuola, ogni atomo è una classe, un'aula, e se la scuola è particolarmente seria, rigida, severa, gli insegnanti in ogni aula non fanno uscire gli studenti, quindi non ci sono studenti che vanno a spasso per la scuola a zonzo, mentre invece in una scuola più permissiva, che possiamo paragonare quindi ad un metallo, da ogni classe, quindi da ogni atomo, escono uno o due studenti che vanno a zonzo in giro per la scuola a perdere tempo. Quindi la scuola si riempie di studenti che vanno a spasso fuori delle aule, che si sono staccati quindi dai loro atomi, e questi studenti che vanno a spasso sono appunto gli elettroni di conduzione che formano quello che si chiama un gas di elettroni, perché si comportano come se fossero le particelle di un gas che si muovono in modo del tutto caotico e casuale in tutto il metallo. Attenzione quindi che in un metallo ci sono appunto questi elettroni, ma sono solo loro a muoversi, gli elettroni di conduzione. Non si muovono gli ioni atomici, che invece rimangono fissi perché sono incastonati nei nodi o nei vertici del reticolo cristallino. Loro possono al massimo soltanto vibrare, ma non possono staccarsi dal reticolo e non possono andare in giro. Quindi gli ioni atomici è come se fossero le classi, cioè le aule fisiche, le stanze, e gli elettroni che vanno in giro in un metallo, sono gli studenti che sono usciti, uno o due in media da ciascuna classe. Ora vediamo che cosa succede quando noi avviciniamo un oggetto carico come può essere una bacchetta di vetro che è stata strofinata e si è caricata positivamente. Accade che questo gas di elettroni che riempiva tutto il metallo, ecco, molti elettroni si spostano attratti dalla bacchetta positiva perché gli elettroni sono cariche negative, quindi vengono attratti dalle cariche positive della bacchetta, quindi si crea un accumulo di elettroni nella parte destra che è rappresentato da questi segni meno qua su questo lato e una carenza di elettroni nella parte sinistra. Dove c'è una carenza di elettroni c'è una prevalenza di ioni positivi e quindi sul lato sinistro appaiono le cariche positive, quindi si è creata una separazione di cariche, una elettrizzazione o caricamento locale, quindi c'è qui un caricamento negativo e qui un caricamento di segno positivo. Ma nel complesso l'oggetto di metallo è rimasto neutro perché comunque ci sono tanti elettroni quante sono le cariche positive. C'è stata solo una separazione di queste cariche. Perciò dove vediamo cariche negative vuol dire che c'è un eccesso di elettroni, dove vediamo cariche positive non vuol dire che lì si sono spostati gli ioni del reticolo, perché abbiamo detto che gli ioni atomici sono fissi, non possono staccarsi e spostarsi. Dove vediamo cariche positive vuol dire che sono andati via elettroni, quindi è una zona da cui gli elettroni sono scappati via e c'è quindi una carenza di elettroni. Questo fenomeno, che appunto è una separazione di cariche elettriche, si chiama induzione elettrostatica. Ed è un fenomeno temporaneo perché se io allontano la bacchetta carica positivamente, tutti questi elettroni non ha più senso, cioè non hanno più motivo di restare tutti quanti accumulati qui sulla parete destra, in quanto la bacchetta non c'è più, quindi ritorneranno a distribuirsi in modo uniforme in tutto il metallo e quindi tutto il metallo ritornerà ad essere neutro in ogni punto, in ogni sua zona, mentre invece con la bacchetta vicina il metallo era neutro complessivamente, ma non localmente, perché localmente qui c'era un eccesso di carica positiva, che in realtà è una carenza di elettroni, e di qua c'è un eccesso di carica negativa. Quindi localmente il metallo non era neutro, ma complessivamente lo era perché comunque le cariche positive e le cariche negative erano in uguale numero, anche se distribuite in modo non uniforme.